Buongiorno a tutti. Ogni tanto dedichiamo una nostra chiacchierata anche ai più piccoli e questa volta parliamo di responsabilizzare i bambini anche molto piccoli e perché questa pratica, questa buona pratica di educazione fa bene non solo ai genitori, ma soprattutto ai bambini. Traggo spunto da una scena che ho visto io stessa, che ho ascoltato io stessa e che ho visto io stessa. Di un confronto tra una mamma con dei bambini e persone che invece non avevano bambini e che così si confrontavano sul fatto che moltissimi bambini, diciamo diversamente a quella che poteva essere un'educazione parentale di non so, di quella dei miei anni, degli anni 70, per esempio, attualmente assistiamo sempre più spesso a delle scene dove dei bambini in aereo, sul treno, al ristorante, eccetera, vengono lasciati a briglia sciolta e quindi vengono portati purtroppo senza una responsabilizzazione, senza un tipo di educazione parentale che poi scopriremo perché fa bene proprio ai bambini, vengono portati naturalmente a creare disturbo a delle persone magari che sono lì o con altri bambini o senza bambini nello stesso luogo, magari un luogo pubblico, e che vengono giustificati semplicemente dicendo: ma sono loro, sono bambini e quindi loro devono poter sfogarsi, devono poter fare quello che vogliono perché gli adulti non comprendono i bambini e non si ricordano più cosa vuol dire essere bambini. È molto vero che molto spesso gli adulti non si ricordano di essere bambini, ma è in altre bellissime cose, per esempio nella capacità di stupirsi, di meravigliarsi ogni volta di qualcosa che magari si è anche già visto. Per esempio, a volte le persone adulte hanno la tendenza a non vedere quella spontaneità, quell'autenticità delle cose che ci circondano e la meraviglia anche, mentre i bambini hanno ancora la capacità di meravigliarsi e di stupirsi. Per quanto invece riguarda la responsabilizzazione dei bambini e l'educazione parentale, questo è proprio un altro discorso, perché è vero che i bambini hanno assolutamente la necessità di sfogarsi, di giocare tra di loro, di sfogare in questo momento soprattutto storico una scuola che li costringe a bavagli piuttosto che a restare lì sul banco, restare lontani dai compagni, insomma una scuola estremamente costrittiva in Italia, parlo dello Stato italiano ovviamente, non in altri, non in, non negli altri stati, ma ci sono dei momenti in cui i bambini vanno educati e responsabilizzati a poter avere il loro spazio di gioco, di sfogo e dei momenti in cui devono essere responsabilizzati a non creare disturbo alle altre persone, indipendentemente dal motivo per cui le altre persone possono sentirsi disturbati. Questo perché, proprio per non creare un conflitto tra, per esempio, persone che non hanno figli o persone che hanno figli, che non si, sembra che poi non si parlino fra di loro. In realtà, è tutto un lungo compito che va sviluppato con i propri bambini, poi ovviamente ciascun bambino ha la sua personalità, il suo carattere, eccetera, però i bambini sono come dei fogli bianchi, quindi assorbono, schizziamo tutti i nostri modelli parentali e glieli consegniamo e loro li apprendono, li imparano, non c'è verso, li imparano, li imitano, sono delle spugne. I bambini sono dei piccoli adulti, quindi, cioè sono delle creature che a seconda dell'età hanno una certa maturità. Non possiamo ovviamente prendere una maturità
anagrafica, perché ci sono dei bambini a 6 anni che sono estremamente maturi, ci sono degli adolescenti che non portano avanti dei compiti che magari dei bambini alle medie riescono a fare, eccetera, eccetera. Ma perché si parla di responsabilizzazione? Si parla di responsabilizzazione perché questo garantisce loro l'autostima, quindi la costruzione di una propria autostima, una propria indipendenza intellettuale. Quindi se i bambini sono indipendenti in modo intellettuale, allora non si faranno neanche, diciamo, ingannare, non si faranno turlupinare, no? Da altre persone, da altri bambini, poi quando saranno adulti, e soprattutto è una garanzia, non dico di felicità, ma sicuramente di maggiore serenità rispetto a delle persone che non hanno avuto questa responsabilizzazione. Responsabilizzare i bambini è un compito dei genitori che deve aiutare il bambino, a seconda delle tappe di età, a non sottrarsi dai piccoli compiti che possono essere, per esempio, non so, anche un bambino piccolissimo, no, di 3 anni, il fatto che i suoi giochini, se li rimetta da solo nel cesto o nella cassetta, insomma, quello che è preposto per raccogliere tutti i giochi, è importante che lo faccia il bambino e non che ci sia la mamma o il papà che a un certo punto la sera passano, ramazzano tutti i giochi e li mettono via, perché è più facile, è più veloce, non si va in conflitto, non si deve chiedere al bambino di farlo. È ovviamente un apprendimento la responsabilità, e quindi bisogna darla passo per passo, ed è uno sforzo che richiede ovviamente un impegno doppio, triplo, quadruplo dei genitori rispetto a quello di dire: va bene, ramazzo tutti i giochi, così siamo a posto. So tra l'altro che viene fatto bene, perché il bambino piccolo potrebbe dimenticarsi qualche gioco. Tuttavia, questo atteggiamento dà delle grandissime problematiche, cioè il bambino non si abitua a una routine di responsabilità. E quindi, quando magari secondo voi, invece di abituarlo a 3 anni a raccogliere i giochi, i giochini e metterli nel cesto, poi pian piano, oltre ai giochini, metterli nel cesto, può, non so, tirare su la propria tuta da ginnastica, piuttosto che pian piano, arriva magari a 5 anni, decidete che è il momento che si responsabilizzi, che quindi tiri su tutti i giochi e la tuta e altre cose. E il bambino ovviamente farà opposizione perché non è stato abituato, non è stato responsabilizzato. E quindi, se noi li esoneriamo dalla responsabilità, questo causa un grande disagio a loro, soprattutto. A voi facilita il compito, a voi genitori, dico, perché questi video sono ascoltati sicuramente dai genitori e non dai bambini. Quindi, a voi genitori, a noi genitori, mettiamoci tutti dentro, a noi genitori facilita il compito, a loro bambini costruisce un disagio, va a costruire un disagio, e nelle persone che ci circondano, adulti o bambini, perché attenzione, non ci sono bambini che disturbano solo gli adulti, ma disturbano, impattano anche sugli altri bambini, bambini che hanno invece, che si trovano di fronte a una situazione in cui magari loro sono stati istruiti molto bene, educati molto bene a comprendere che ci sono delle situazioni in cui non si può interagire come se fossimo al parco giochi, e non capiscono perché ci sono invece degli altri bambini attorno a loro che possono farlo. Ok? Essere responsabili per quanto riguarda i bambini vuol dire reagire alle vicissitudini quotidiane. Quotidiane, grandi e piccole, giorno per giorno, step by step, perché altrimenti faranno opposizione, e l'opposizione la possono fare sempre con due tipi di reazioni disfunzionali che noi conosciamo molto bene: o una reazione di tipo rabbioso, molto forte, oppure una reazione di tipo sfiduciato, per esempio, nei bambini. Ok? E quindi magari poi diventano dei bambini anche molto lamentosi, eccetera, eccetera, e vanno a trascinare poi dei modelli appunto parentali, dei pattern del tipo: non ti educo alla responsabilità, divento lamentoso, e quindi poi di fatto il comportamento che si crea è un comportamento di disturbo. Il fatto di andare a
prendere i giochi, recuperare i giochi, non vedere che dei bambini stanno visibilmente disturbando in momenti non opportuni, vuol dire di fatto considerare che a volte lo si fa per facilità, per mancanza di tempo, perché si è sfiniti, perché si è avuto una giornata tremenda, però è anche vero che quando ci si assume la responsabilità dei bambini, esattamente come quando ci si assume la responsabilità degli animali, bisogna essere sempre accorti, sempre all'occhio, eh? Perché ovviamente altrimenti instauriamo un atteggiamento come se loro fossero degli adulti ospiti a lungo termine, ma non lo sono affatto. Cioè, se fanno cadere qualcosa o lasciano la camera in disordine, eccetera, eccetera, non possiamo trovare la soluzione ad ogni problema dei bambini, perché altrimenti non riescono a fare la differenza tra quando necessitano delle nostre cure e quando invece necessitano dei nostri insegnamenti, perché il genitore deve dare degli insegnamenti. Ovviamente, come accennavo prima, le responsabilità vanno normalizzate a seconda dell'età, perché non tutti i bambini, appunto, hanno la stessa maturità e quindi cerchiamo di riferirci un pochino alla maturità dei nostri figli per cercare di affidare la responsabilità giusta. Ma il concetto fondamentale che voglio passare, è proprio il fatto di costruire una routine di responsabilità fin da piccolissimi. La nostra educazione nei confronti dei bambini, dei figli, parte dal giorno zero. Non c'è un lasso di tempo in cui i bambini possono essere lasciati lì e poi ci si sveglia e si decide di educarli. Quindi, usando la logica, cercando di capire i progressi dei bambini, se al bambino viene dato un compito con rinforzo positivo, quindi cercando di mandare un segnale appunto di percorso di crescita e quindi fiducia e quindi sono paziente, mi fido di te, ti rinforzo quando fai qualcosa di positivo, quindi ci credo, credo nei tuoi miglioramenti e quindi il bambino arriva a costruire anche una sorta di sfida, no? Alzare l'asticella, sono le sfide che fanno bene ai bambini perché non sono delle sfide faticose. Se il bambino ha l'opportunità, per esempio, di andare a vedere cosa manca nella sua cameretta, cosa manca nel frigo, secondo lui, ovviamente secondo lui mancherà il cioccolato, le merendine, eccetera, eccetera, e ritorniamo sempre alla differenza con cui parlavo con degli amici coetanei, appunto, noi avevamo pane e marmellata, amichetta e marmellata, piuttosto che la fettina, la tavoletta di cioccolato nel pane, eccetera, eccetera, mentre adesso per velocità molto spesso si danno quelle famose, famigerate, terribili merendine che fanno sì che però non siano estremamente sane, mentre noi avevamo cose, diciamo, molto più sane. Detto questo, è sempre appunto una mancanza di tempo, ma facciamo attenzione perché, insomma, diciamo, raccogliere i giochi, dare la merendina, eccetera, eccetera, non è un compito che alza l'asticella. Mentre se il bambino, per esempio, viene portato pian piano a un processo di pianificazione, appunto, vediamo cosa c'è nel frigo, cosa manca, facciamo la lista della spesa e così mi responsabilizzo pian piano, cercare di capire cos'è l'immaginazione, l'apprendimento, i tentativi, piccoli fallimenti, piccoli successi, allora ci prepariamo per un futuro un pochino più solido e quindi più responsabile. Voglio concludere questa breve chiacchierata con una poesia che si chiama I vostri figli di Khalil Gibran, e me la sono stampata a vecchio metodo, che la trovo straordinaria. Si chiama I vostri figli, ve la leggo. I vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi e tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee, perché essi hanno le loro idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima ha
abita la casa dell'avvenire che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'arciere, poiché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo. Vi ringrazio per aver ascoltato questa nuova pillola di consapevolezza della via della trasformazione. Trovate altri video nel mio sito www.asiagiordano.info oppure su questo canale YouTube. Namaste.